Appartenenza e dedizione. Le due parole svettano tra il blu e il giallo dei manifesti che segnano il percorso dall'ingresso del Delise fino al palco. Il teatro di Sarno è gremito, non sono due termini messi insieme come slogan elettorale, le parole hanno un peso specifico, rappresentano il percorso del mio impegno politico di chi ama questa terra. Così Francesco Squillante, candidato sindaco per le amministrative di giugno, mentre abbracciato dai vertici dei partiti che lo sostengono, dai rappresentanti delle liste che appoggiano la sua corsa verso la fascia tricolore. C'è convinzione, determinazione, fermezza. Non è stata una scelta, è stato un percorso naturale avere Squillante candidato sindaco, dicono i partiti e le civiche a supporto. Il suo lavoro, il costante impegno, la capacità di parlare alla gente e risolvere i problemi, le doti amministrative e politiche sono la chiave di questa coalizione. In campo ci sono sei liste: Base Popolare, Impegno e Passione con Squillante, Italia Viva, Partito Democratico, Partito Socialista e Squillante Sindaco. La presentazione segna una forte e profonda compattezza di coalizione, quella del centro-sinistra, ad aprire la sindaca facente funzioni Otilia Viscardi. Il nome di Squillante è aggregato subito, mai alcun dubbio su chi dovesse traghettare il progetto. I referenti dei partiti si sono alternati sul palco: Danna Rosa Sessa di Italia Viva, Silvano Del Duca del PSI, Giovanni Coscia del PD. Presenti tra gli altri anche i consiglieri regionali Corrado Matera e Luca Cascone, il presidente dell'ente parco regionale del Fiume Sarno, Antonio Crescenzo e diversi sindaci dell'agro sarnese Nocerino. Presente il già sindaco Giuseppe Canfora, che ha sempre creduto fortemente che la candidatura di Squillante potesse rappresentare una concreta unione ed un arricchimento. Noi siamo qui per decidere, per dare il sindaco a Sarno, un sindaco che dà massima disponibilità per tutto e per tutti e che è un'idea. Abbiamo elencato e ho elencato i risultati conseguiti perché sono sotto gli occhi di tutti e rappresentano una certezza. Come ho detto, solo nel 2024 ci saranno finanziamenti per circa 14 milioni. Ci saranno finanziamenti nel triennio per 40 milioni, ma l'obiettivo è, attraverso anche l'ampliamento e l'allargamento della nostra coalizione, che si è allargata non solo a Partito Socialista ma anche ad altri movimenti civici, di far riferimento a quelli che sono i valori cattolico-democristiani, liberali, riformisti, progressisti, socialisti, ambientalisti e rinnovatori. È un onere, ma soprattutto è un onore e, come ho detto, le ragioni sono semplici: sono al servizio dei sarnesi e della città di Sarno.